sono passati 4 anni e adesso la decisione è quella di trasferire il prefetto da Siracusa a Siena. Una decisione che ha emozionato lei e non solo, perché c'è stato e c'è un rapporto molto stretto con la città. Beh, non posso non ammettere che anch'io sento questo sentimento diffuso di, come dire, di considerazione, di attenzione per il lavoro che la prefettura ha fatto in questi anni difficilissimi, no? Un lavoro però che non abbiamo fatto da soli, anzi è un lavoro che abbiamo dovuto noi per primi imparare, e l'abbiamo imparato insieme a tante forze generose presenti sul territorio. Insieme abbiamo costruito una squadra, un collettivo che ci ha consentito di far fronte a compiti, a mio avviso, persino in alcune circostanze superiori alle nostre possibilità. Un compito grande, di dimensioni veramente grandi, continuo, pressante, ci ha impegnato praticamente tutti i giorni, nessuno escluso. Ma questo impegno così forte e di alleanza con tutte le componenti del territorio, istituzionali, sindacali, di categoria, ecco, questa alleanza di forze si è espressa non solo, dicevo, nel campo dell'immigrazione, ma si è espressa anche di fronte ad un'altra grande priorità che io ho vissuto e che tuttora permane sul territorio, che è quella del disagio sociale e della difficoltà di mantenere i livelli occupazionali. Ci sono stati in questi anni diversi momenti di difficoltà, momenti anche di tensione, che si è riusciti insieme, ecco, insieme alle forze sindacali, alle associazioni di categoria, agli imprenditori, si è riusciti in qualche modo a mitigare e a risolvere nei limiti consentiti ovviamente dalle opportunità del momento, no? Non tutto è stato risolto, non è stato fatto tutto quello che ovviamente era atteso dai lavoratori e dai cittadini, però è stato fatto quello che nel momento concreto era possibile fare, insomma. E abbiamo cercato di dare le risposte più idonee, più rispondenti alle esigenze del momento. Questo mi sento di dire. Ecco, un lavoro che non sarebbe stato possibile senza questo coagulo di energie che si è registrato attorno a vere e proprie emergenze, insomma, no? Urgenze vere del territorio. E io spero che proprio questa dimostrazione di cooperazione, no? Di collaborazione tra forze diverse possa, ecco, rimanere anche in futuro il punto di riferimento per l'azione delle istituzioni e delle altre forze sociali del territorio per la soluzione dei problemi in tutti i campi. Io credo che questo deve essere l'impegno di tutti per il futuro, no? Avere un progetto comune, quindi, e lavorare tutti insieme perché questo progetto sia possibile realizzarlo. Saluto alla città che sta tributando anche un grande abbraccio. Cosa lascia alla città e che cosa le lascia la città? Guardi, io ho preso dalla città molto più di quello che ho dato alla città. Io non sono venuto qui esperto in ogni campo al punto tale da poter risolvere i problemi senza l'alleanza, come dicevo, delle forze del territorio. Anzi, io qui ho fatto l'università, ho imparato io per primo tante cose che non sapevo, abbiamo imparato insieme. Io ho imparato insieme al territorio cose che io non sapevo, che il territorio non sapeva, e però, ecco, insieme siamo cresciuti, ogni giorno abbiamo imparato qualcosa e siamo stati capaci poi, ecco, di confrontarci con una sfida immensa,
una sfida, come dicevo, che in tante circostanze aveva una dimensione superiore alle possibilità del territorio. Ma nonostante questo il territorio è rimasto in piedi, noi siamo rimasti in piedi, la forza del territorio è stata la mia forza.